Tu sentirai ciò che io ti dico parlando nel gran facciale. Io ti parlerò, tu sentirai attraverso questo oggetto e quindi ci regoleremo in conseguenza tanto tu quanto io. E andiamo a cercare altri. Pensare nell'orecchia all'aumento della pressione. Benissimo, intanto cerchiamo Alfio e diamo un'occhiata anche a questi fondali. Ma guarda, guarda laggiù, ci sono delle grosse cernie. Facciamo attenzione a non spaventarle. Queste cernie, una volta che vengono lasciate in pace, possono anche raggiungere dimensioni ragguardevoli, arrivare a un metro di lunghezza. Bisogna comunque difenderle e salvarle, come stiamo cercando di fare con Alfio. Lea, guarda, ma lo sai che cos'è? È un grosso dentice, ma che bei colori! Sono pesci voracissimi e abilissimi predatori anche. Com'è Lea, tutto bene? Ti piace questa esplorazione dell'aria protetta? Sarebbe certamente bello avere sempre un mare come questo. Non spaventiamo quella grossa morena, non preoccuparti, sembra minacciosa, ma in realtà non lo è. Lea, lontana, stai lontana da quelle meduse. Sono molto belle, però non conviene toccarle. Hanno tentacoli ricoperti da vesciche velenose e luccicanti. Eccoli finalmente. Osserva che eleganza e che colori. Sono corvine. È incredibile. Ma guarda quanto sono grandi. Saranno oltre un metro di lunghezza, peseranno 70 kg ognuna. Sono riccioli in caccia, per questo non davano troppo alla nostra presenza. Non preoccuparti, Lea. A noi non faranno proprio niente. Ma questo è proprio incredibile. Si sono mischiate a un branco di centinaia di barracuda, anche loro in una classica formazione di caccia. Adesso Lea dobbiamo proprio rischiare. Non dobbiamo rischiare di rimanere senza aria. Troveremo presto. Non preoccuparti adesso, troveremo anche altri, vedrai. Mamma mia, stavolta sono perso, sono fritto. Ho il brodo e ho zuppa. Mi sa che m'ha visto, sono incasciato. Che vita, ragazza, che vita di piscione che sono. Che cosa faccio? Se mi muovo mi appiona. Sto fermo e aspetto? Adesso provo a scappare. Guarda quale ho trovata. Una lattina abbandonata dal solito umano spocca. L'urto bresciato, se riesco a muoverla la lattina. E il bracconiere? Accidenti, c'è fuggito. Ma guarda quanti colleghi, quanti piscioni. Nella mia vita di cerviotto non ho mai visto niente di simile. Davvero, sapete? Però lo cornutazzo deve essere ancora in giro, sì. Alfio, dove sei? Shh, muta, disgraziata, parla piano. Qui mi ammazzano. Alfio, sei vivo?
pazzo pescatore subacqueo che mi bracca. Non mi molla neanche motto. O quasi. Ehi, ma che succede? Ma fin qui, è vivo! Che succede, ragazzi? Enzo è stato bravissimo. C'era un pescatore di frodo. Enzo l'ho chiappato e l'ha fatto fuggire. Era spietato e voleva a tutti i costi catturare Alfio. Uccidendo il nostro amico ancora in pericolo. Non vi preoccupate, ci pensiamo noi. Questa è un'area marina protetta dove non è consentita la pesca subacquea. Lo prenderemo noi. Grazie ragazzi, mi sa basta la vita, sentivo già sfrigolare il soffritto da zuppa. Indio sono, è un incubo notturno. In aria marina protetta non si può pescare, è per giunta con le bombole, la multa la deve pagare. Mia moglie è incinta, devo prendere una cernia, poi mi lascio un figlio con la testa grossa e con le spalle. Faccio una cosa, la multa intanto la paga, poi per sua moglie, se proprio non ne può fare a me, le consigliamo un bel negozio di surgelati e la cernia gliela prende, pure dannata se vuole. Grazie. Lo sapete cosa vi dico ragazzi? Da queste parti la vita da cernia non è male. Ambiente protetto, acque cristalline, tane, insomma, confortevoli e sicure. Ora, eh?